C'è noia a casa tutto il giorno, non si fa. Io prima viaggiavo. Vorrei viaggiare, vorrei tornare a viaggiare. Ma come faccio? Io che viaggiavo sempre, io che partivo da casa con i miei oggetti magici e scoprivo mondi fantastici, ma vediamo se funzionano ancora. Questo, vediamo, faceva. Proviamo. Questo qui è il capotreno. Pronto? Ancora, su, 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 su. I miei aiutanti vagabondi, perché ho bisogno della pozione magica di guai. per risolvere questo guaio del viaggiare. E allora sono andati in tutti i universi a prendere i segreti ingredienti della pozione magica. Alcuni sono partiti, alcuni stanno ancora viaggiando, ma altri sono tornati. Volete che andiamo a scoprire cosa hanno portato? Sì. Intelligente, piena di cervello, guardate che cos'ha al posto di un cappello, ha un libro, è coraggiosa, non ha paura di niente, è amica dei cuccioli e di tutti quanti. In questo mondo Silvia ha sconfitto i mostri con la sua spada Uccidi Mostri e ha cucinato delle torte puzzolenti, così se le assaggiano devono morire. Io non sono un mostro, vero? Silvia ha trovato l'ingrediente magico per la pozione magica risolvi guai. Erbe potenti, fiori magici, sassi bianchi e una moneta rara, unica. Aiuta i cuccioli a ritrovare i loro genitori. Mondo vago non si ferma mai, continua a viaggiare sempre. Ma ha delle labbra sulla pancia e nelle scarpe ha le ali. Ecco il mondo nel quale ha viaggiato Mondo vago. E potete vedere il vulcano fondente, la montagna del gelato, il monte bianco, la città dello zenzero, il bosco brioche. Il castello di cioccolato col fossato di miele.
E qui ha trovato l'ingrediente per la pozione magica risolvi guai. Aiuto gnam, che serve per cucinare tanti dolci in fretta. E lui è Timo. E sulla spalla potete vedere il suo amico Tim. Timo ama i pesci, ama mangiare i pesci e parlare con i pesci. In questo mondo quadrato, con le case sottosopra, Timo ha trovato una mina di penna con la quale, se tocchi il foglio, scriverà tutto quello che stai pensando e anche i disegni. Ma... E lui è Todo Ninfa Junior. È muscoloso, è velocissimo e, se guardate bene sotto l'occhio, ha una cicatrice. E in questo mondo Todo Ninfa Junior ha trovato gelato, sale, zucchero filato e gel. Aiutano a calmare le persone. E lui è Stabilo. Guardate che bella coda di coccodrillo e gli stivali magici con la polvere di stelle. È allergico ai fiori e lento a scrivere. Ha viaggiato con una mela che non finisce mai. Questo mondo è abitato da giganti ed elfi che distruggono tutto. Ma in questo mondo Stabilo ha imparato a non avere più paura delle farfalle, perché ha capito che non fanno male. In questo mondo ha trovato Tato, che aiuta il fratello di Stabilo a giocare con lui. Fratello di Stabilo, perché non vuoi giocare con lui? Questo è un vagabondo a tre teste, dal nome Cavalieri Televisione Specchio, e ha un oggetto magico, una spada, la cui formula magica è... Lupo maialino, lupo maialino, fattoria, mano, piedi, lingua. Lupo maialino, fattoria, mano, piedi, lingua. Lupo maialino, fattoria, mano, piedi, lingua. In questo mondo di gelati e di gatti che mangiano i gelati, il nostro Cavalieri Televisione Specchio ha superato la paura dei lampi, stando in mezzo a una tempesta. Sì! E in questo mondo ha trovato la palla gelato fritta. Che il nonno ci compri tutto quello che vogliamo. E lui è Moto Amici. È veloce. Non ha paura di niente e per spostarsi usa una moto che ha dei razzi velocissimi, piu, 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 e ha delle scarpe con delle ventose sotto. Draghi sputafuoco, vulcani che eruttano, scimmie che ti saltano addosso, caverne, mostri, e qui il nostro vagabondo ha superato la paura di salire al piano superiore di casa sua. E in questo mondo Moto Amici ha trovato fiori di campo.
che aiutano a vedere gli animali anche se sono nascosti. E lui è Davide Bananone Playmobil. È attento, ingegnoso e speciale. E qui ha superato la paura del buio stando in squadra al buio. E qui ha trovato l'ingrediente: cristalli di carbonio che aiutano a guarire. Lei è Calibur, è velocissima e profumata. Si sente? E in questo mondo di montagne, di elfi dalle orecchie grandi, Calibur ha trovato la crema viola che fa andare sulla luna e fa ballare. E lei è Rosa Gatto Luminoso, ha i capelli d'oro, gli occhi splendenti, un gatto spaziale in testa, ha una voce melodiosa e un profumo spaziale. In questo mondo cadono caramelle dal cielo! E poi è pieno di pesce cani che al posto dei denti hanno conchiglie e poi hanno anche un corno in mezzo alla fronte. In questo mondo Rosa Gatto Luminoso ha trovato un petalo di rosa color arcobaleno che mette in contatto le anime delle persone che si vogliono bene ma sono lontane. Un vagamondo coraggioso, onesto, che per viaggiare usa un flauto magico e per attivarlo canta una formula magica che è: canta, canta piccolino, se fai bravo ogni sogno diventerà realtà. Wow. E qui siamo nell'isola Ventosa. Gli abitanti di quest'isola sono maghi, giardinieri e draghi. Non c'è tecnologia e questo bellissimo albero sopra la mia testa sostiene tutta l'isola nell'aria. E qui Alfred ha trovato caccole di drago d'oro e nere. Per trasformarti in un animale o una persona, muta forma. E lui è Johnny, ha una cicatrice, una gamba di legno e è un vagabondo scrittore. In questo mondo fatto di parole, lettere in corsivo, ha trovato Pappilato. Aiuta a dimenticare. E lei è Zeldi. I suoi oggetti magici sono forchetta, cucchiaio e coltello. Lei è una vagabonda ancora in viaggio. Chissà se mi porterà qualcosa. E lei
è Gatke, la regina dei gatti. Salta e vede al buio. E in questo mondo fatto di coperte morbide, grattaunghie, divani, Gatke ha paura di Baora, un cane alto 2 metri e pesante 1 tonnellata. Ma ha superato la paura di nuotare grazie a un uccello. E qui ha trovato zampe di topo e cuore d'uccello. Grazie ai 14 vagamondi delle stelle e agli ingredienti segreti che sono riusciti a portarmi, ho potuto fare la pozione magica risolvi i guai. E sapete che pozione è venuta fuori? È venuta fuori una pozione fatta di racconti, fantasie e di mondi stranissimi, di personaggi spaventosi e invece anche di personaggi coraggiosi. E avete risolto il mio guaio! Sì! Sono riuscita a viaggiare anche rimanendo a casa. La regina dei vagabondi vi saluta e vi ringrazia e vi augura di fare ancora tantissimi vagaviaggi. Au revoir! Au revoir!